Buongiorno ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina. Ve lo ripeto, siamo molto soddisfatti, sono molto soddisfatto, ma anche grazie a 7UP, il lavoro straordinario che fa per questo canale. Sono molto soddisfatto di avere visual da canali da 20-25 mila, però siamo ancora a 6.000 iscritti. Stiamo crescendo molto poco di iscritti e tantissimo in visual. Quindi o vi sto sui coglioni oppure c'è qualcosa che non va, perché il problema è inverso rispetto a un King Kong qualunque che compra gli iscritti e che mi copia anche le battute, vedi, quello è, è, è messo talmente male King Kong che è ridotto anche a copiarmi le battute tipo quella di Aslani per esempio. No, eh, purtroppo, eh, cioè, guarda, non, non ho provo nemmeno rabbia, provo pena per queste persone, mi fanno pena, non per nulla, ieri sul canale, l'altro ieri ho avuto... Uno di quelli che sono scappati da quella specie di canale, no? Comunque, a parte questo, eh, riguardo la partita di ieri, molti pensavano, molti no, però tanti pensavano che comunque a Milano, stadio pieno, con il Lecce, veniamo dalla brutta figura a Bologna, dobbiamo vincere per forza, ma non era semplice, anche perché il Lecce viene a Milano molto spavaldo, gioca con 4-3-3. Eh, presso in offensivo, ben messo in campo Un allenatore bravo che io ho conosciuto quindi bravo e tosto, non per nulla Lecce eh, lo abbiamo detto più volte la missione di Fiortamila, Juventus vinto con la Lazio, vinto con l'Atalanta quindi non era semplice però a maggior ragione ieri cosa ti dice la partita? ti dice che l'Inter per performare deve tenere sempre i ritmi alti perché appena abbassa i ritmi eh, diventa una squadra prevedibile perché purtroppo non ha gente. Salta l'uomo ah, a parte. Ieri, dove da, do, dalle fasce sono venuti degli assist fatti molto bene, ma nel 90% dei casi, dalle fasce non, eh, non, non crei superiorità numerica e soprattutto non vengono buttate palle nel mezzo. Mentre ieri, assist di Danfis è miglior partita di Gosenz da quando è all'Inter, fortunatamente. Ho visto Gosenz, Bell'Otonio con tanta grinta, molto bravo in fase difensiva e bravo in fase offensiva te lo ripeto, non è che bisogna dire la verità, eh, era il Lecce no, non vuol dire che era il Lecce Gosens è stato il migliore in campo secondo me non ho problemi a dirlo perché Gosens per me è stato il migliore in campo del dell'Inter poi stasera sono ospite, mi ha invitato Colcione, so solo per quello che abbiamo passato io. e lui, per le offese le discriminazioni e tante altre cose mi dice lui io vado sempre volentieri perché Curcione ognuno ha il suo modo di fare youtube, ognuno dice quello che vuole prendendosi le responsabilità ma alla fine a me mi ha dimostrato di essere una persona a posto poi io posso piacere o non posso piacere lui può piacere non può piacere ragazzi non si può piacere a tutti parliamoci chiaro un'altra cosa che i fuori classi a pagamento non vi hanno detto Invece di parlare di Amanda e con l'inter non c'entra nulla, ma l'avevamo già spiegata questa cosa, però poi vedi, passano 3-4 mesi e ti tocca comunque di spiegarla un'altra volta, ma molti di voi già, <ride> già lo sapevano che Amanda, tutta panna, come la chiama io per scherzo, con Piff non c'entra niente, non decide nulla lei. Lei è a capo di un private equity che insieme ai sauditi ha preso il Newcastle. Zang non aveva pagato i 22 milioni di sponsor per la pinetina Cosa si evince da Calcio Finanza e lo riporta anche la Gazzetta dello Sport Faccio anche i nomi dei giornali no? Scusate ma ho poca voce Per quello lo faccio più pre presto il video <coughs> che durante la giornata mi cala la voce Sperando stasera di averla un po' di voce Quindi Suning non aveva pagato la sponsorizzazione di 22 milioni alla pinetina Cosa sono? Come, come, come sono, com è ridotto? Zan? Diciamo la verità: è ridotto questi 22 milioni. Lui ha tanti conti aperti come co per lo stadio che non paga l'affitto, poteva tenere conto aperto anche per la sponsorizzazione. No, invece, no, ha dato questi 22 milioni quindi è come se lui stesse chiudendo i conti, vedi 10 milioni, perché tramite octree finanziamento. Ovviamente che poi dopo il Grand Tower lui ha preso i soldi e li ha dati all'Inter perché Zhang aveva 22 milioni di debito con l'Inter. Quindi ha usato i soldi del finanziamento tramite Grand Tower per pagare 22 milioni di sponsorizzazione. Questo ti deve far ragionare, ma ti deve far ragionare anche il fatto che lui avrebbe potuto lasciarla aperta questa situazione, mentre l'ha chiusa. Perché lui ha aperto tante cose e non paga. Lo dice il bilancio, non lo dice Giuseppe 10 degli esonerati. Mentre lui ora sta sistemando tutto e anche velocemente. Il prelevo da 10 milioni, cioè, il prelevo da 10 milioni, non è che fa i finanziamenti soci come se piovesse, perché l'altra volta lui fece un prelevo solo, ma di 70. Non è che tutti i mesi preleva 10 milioni, non è che, non Bancomat davvero. Quindi questo ti fa pensare che lui, con questi 10 milioni, e ti garantisco, sfido Juncker a dire il contrario, l'ultimo stipendio è stato pagato con ritardo ai giocatori dell'Inter, quindi questi 10 milioni, ti ripeto, non è che ogni mese puoi fare fino a queste robe, qui, dammi 10, poi 5, poi 8. Se voleva andare avanti fino a giugno, ne prendeva 60, 70, perché l'Inter è una voragine di debiti. L'Inter crea solo debiti. 15 milioni, dai 15 a 18 milioni al mese di debiti. Ormai l'Inter è un gigante che perde sangue che si stava per accasciare. Quindi lui prende solo 10 milioni, sistema il discorso della sponsorizzazione. Te lo ripeto: avrebbe potuto lasciarla lì. Intanto rimango io, me la gestisco io. Invece no, chiude come se qualcuno gli avesse imposto, oppure come se lui stesse sistemando le ultime balzegoline prima di andarsene. Questa è la mia. Idea, ma questi movimenti potete sentire, qualsiasi professionista si occupi di finanza. Questi movimenti sono di un presidente in uscita imminente, non in uscita da qui a un anno. 10 milioni per cosa gli servono? Gli servono per le spese vive. Che se non paga gli stipendi, ti mettono in mora la società. E lui gli ultimi stipendi li ha pagati in ritardo. Mi sono spiegato oppure no? Invece, in invece di mettersi i cappellini, di rompere i coglioni, io capisco che ormai tu sia arrivato al punto di fare visual solo se parli di me che io non so nessuno non so famoso come te pensa come sei messo se non parli di noi non ti guarda più nemmeno il vicino di casa ormai se vuoi fare qualche visual devi parlare di chi sono i lati e pensa come sei messo non è che parli di Fabio Bergoviti di Mastrangelo sei ridotto a parlare di noi e non siamo nessuno pensa a te io, io ci rifletterei su questa cosa qua. <ride> capito quindi per, per pagare la sponsorizzazione alla pinetina ha dovuto rifare il giro 3 grand tower prenderli da lì per 22 milioni questo ti fa capire la sua situazione finanziaria e ha finito i soldi lui li ha finiti se qualora voleva, cioè se lui voleva andare avanti fino a fine anno non ne prende 10 ne prende 60 70 lui sta chiudendo gli ultimi conti. poi vediamo quanto rimane Vediamo, io te l'ho detto. Ci metto la faccia. Per me va via molto prima di giugno. Non arriva a giugno. Anche perché ormai te l'ho detto prima. Ma questo, questo, vedi, io non voglio medaglie perché nessuno mi obbliga a stare, nessuno ci obbliga. I ragazzi, il team, Elfenberg, il presidente, ah, tra l'altro, il presidente ci ha messo nome e cognome. Non dici nulla ora che c'è uno che mette nome e cognome, vai a rompere i cognomi, presidente. Sette merende, vai non picchiare, prova a rompere i coglioni al presidente. Poi lo vedi dopo: se il presidente sta zitto, eh? rompi i coglioni. ce l'ha ci ha messo nome e cognome il presidente. Vai da dicevo, ma chi sei figurina? Vai, vai. Però fondamentalmente, nessuno ci obbliga. Però noi siamo stati insultati, non, vo non vogliamo soldi da nessuno la verità, l'unico canale che vi ha detto la verità sulla situazione finanziaria dell'Inter snocciolandola e qui devo ringraziare soprattutto FMB. Snocciolando tutto, tutto dalle spese vive al bilancio, al fatturato, ricavi, perdite. Siamo stati noi, ci offendevano. Ci offendevano. Quindi, questo ti deve far ragionare anche sulla serietà di questo canale perché non abbiamo scopi economici penso che ormai questo sia davanti agli occhi di tutti lo facciamo per passione dell'Inter la passione ci ha dato la forza di prendere le offese ma di essere l'unico anale a raccontarvi già da otto mesi fa con Effenberg, e qui ci sono ancora le live di otto mesi fa di qual era la situazione finanziaria dell'Inter che era disastrata poi arriva Repubblica tre settimane fa e ti parla addirittura di fallimento quindi di cosa stiamo ragionando? Eh? Io stiamo ragionando. Poi, se volete continuare a regalare soldi a chi vi diceva che era tutto a posto, che parte la Super Lega, che Zang era a doppia, quell'altro gioco pupazzi ti diceva e poteva rifinanziare il Pick Bond quell'altro con i pupazzi ti diceva socio di minoranza quando giornali seri, non quello i giocatori con i pupazzi, incominciano a dirti solamente un benefattore entrerebbe come socio di minoranza, minoranza, non c'entra nulla la volontà poi futura di acquisire l'Inter. Devi essere pazzo in qualsiasi caso per entrare in social minoranza, Quindi non te lo dice quello che gioca con lo zacchiotto e cioè dorme con lo zacchiotto a 40 anni. Te lo dicono i giornali seri. Perché sì, libertà di stampa, siamo dietro l'Uganda, ma ancora qualche giornale serio, soprattutto e parla di economia, c'è, e secondo me, uno di Veste è la Repubblica. Un giornale molto serio per come la vedo io. Forse è più serio in queste cose qua. Solo 24 ore. Anche se anche se loro con i pegni dopo pegni, perché non è una cosa facile. O la studio, la sai, non la sai. Perché se no poi succede, ma è quello lì che ti dice eh, il salumiere mi ha detto che la strasco non esiste. Ci siamo spiegati. Venite in live stasera alla corcione, ci divertiamo, facciamo due risate. Io non lo so cosa mi aspetta, ma sicuramente almeno mi divertirò. Ciao Inter. Ciao ragazzi.